Permesso, permesso. Bella, veramente bella. Vai, mettetevi comodi, su, su. Fate come se fosse a casa vostra. Solo per curiosità, perché ti metto un accappatoio? È una vestaglia. Andate, andate. Ragazzi, la situazione è critica qua. Il fantasma ha rapito sua moglie proprio qui. Questa è una situazione favorevole, perché almeno troviamo sia il fantasma, sia sua moglie... Natalie. Bravo, bravo, proprio quella. Sa com'è? L'ho sposata, quindi saprò come si chiama. Un applauso? Sì. Uno solo? Eh sì, me l'hai detto tu. Vabbè. E come tu fai a trovarla? Che è da un segugio? Altro che segugio. C'ho sta apparecchio dell'IKEA che, spingendo solamente A, B, Start e Select, ti capta tutto proprio, ti capta tutto. Per me questo è un Game Boy. Poi... Allora ragazzi, mi serve solo o un vestito, o una ciocca di capelli, o un pezzo di pelle, va bene? Ma senti, dei capelli non ce l'ho, massimo che ti posso dare è una mano. Sai, dovuta alla sua operazione. Operazione? E c'ha due braccia anche ora. Infatti, se no i terzi ne levano, no? Va bene, dai, dai. Attacchiamo e spingiamo A, B, Start e Select. Almeno fra qualche ora avremo la risposta. Ma scusami, è solo per curiosità, ma non era super veloce sto coso? Come mai 2 o 3 ore? C'era scritto sulla scatola. Dai, almeno abbiamo più tempo per allenarsi, su, dai. Ma allenarsi in che senso? Intendo proprio allenarsi. Si occupa anche delle faccende di casa. Ma con tu la dovevi rapire? Ma guarda, infatti lei ha voluto fare tutto da sola, io non so come mai. E Cirele, c'è un tuo, dicevo, maschio, che sei tutto uguale. Ma vabbè, io continuo con la mia partita povere. Molto bene, sì. Io rispondo alle tue 300 e punto di altre 500. Molto bene, Lord Rufus. Io vedo le tue 500, bilancio di 200 e vedo. Preparati a piangere, io ho un full, 3 assi e 2 re. Ha! Piangi ora. Mi sa che sarai tu a piangere, anch'io ho un full, 3 assi e 2 assi. Ha! Ah! Vattene, via, via, via!
via, vattene, vattene, vattene. Va bene, via, contento te. Che imbecille, tu perdi sempre. Oh, non tu riesci nemmeno a vincere da solo, proprio, a poco. Ah, nonno, sta zitto. Tanto lo so che sei solo geloso, Toh, ma come tu ci giochi mai? Ma come faccio a giocare con te, nonno? Non hai le mani. Vi dichiaro ufficialmente offeso. Ma tu guarda. Vabbè, dai, è ora di passare all'azione. Mia cara Natalie, tu sarai la pedina fondamentale del mio piano. Sento, mi fa finire, mi piace. Vabbè, dai, finisci in fretta. Allora, 98%. 99%. 100%! Meno male, su, dov'è? È di Bosco. Grazie, lasciami finire. Allora, aspetta, queste qua sono le coordinate per trovare il fantasma. Est 52. Va bene? Grazie mille. Ok. Ragazzino. Oh, via! Al lavoro! Andiamo! Mica è facile andare a catturare un fantasma, scusa. Questo io? Ho comprato questo apposta, sembra l'Iclea. Vada là! Ma questi svedesi degli oggetti un po' più normali ce l'avevano. Sono buoni, sono buoni. Dai, venite, su, su. Venite, questa la strada. Fermi, eccola. Ma quella non è tua moglie. Infatti. Vai, chiama, chiama. Natalie. Forza! Aiuto! Combattiamo da uomini! Zitta! Combattiamo da uomini! Ah, tieni questo! Questo! Accidenti alle svedesi e alle sue istruzioni! Non sei stato leale, Jack! Ma io sono superiore, dai! Ti sfido per bene! Oddio! Adesso! Adesso! Sai che posto è questo, Jack? È il posto dove 165 anni fa un tuo avo mi condannò ingiustamente alla forca, soltanto per salvare il suo sporco nome alla faccia del popolo. Ma io non farò come lui, io sono un uomo onesto ed integro, perciò ti darò la possibilità di combattere lealmente come non fu data a me. Benvenuti amici telespettatori, come sempre con voi il vostro Mr. Soko per commentare quello che sarà l'incontro di box più spettacolare e entusiasmante degli ultimi due secoli. Box? Siamo uomini, no? E allora facciamo uno sport da uomini. Oh mio Dio, questo è stato veramente un brutto colpo! Su, coraggio, coraggio, in piedi! Sì, uomo, forza! C'ho un libro che lo può aiutare di pozioni, andiamo dai, aiutatemi a trovare il libro. Allora, curatevi per l'erbe. Dice curatevi con l'erbe. Ah, con l'erbe, allora trovatelo. Eccolo, è grandissimo. Ginestra, ecco, con la ginestra, diciamo. Like a drum. We, the rival, his best friend, he spends his
coraggio, voglio vederti in faccia quando ti sconfiggerò. Ma che c'è là? Dai, ma ci ha fatto! Dov'è? Fermi! Eccolo lì! Andiamo su! Su, Carlo! Siamo giunti al capolinea, Jack. Preparati a dire addio a tutto quello che conosci. Fermo, Rufus! Nonno. E non è questo il modo di fare, è possibile che tu capisci? Ma come hai fatto a venire qua? Sinceramente, non lo so nemmeno io, non lo so. Vabbè, non importa, devo finire un lavoro ora. Andiamo, lo fare, sta buono. In questo modo non tu risolvi nulla. Io non ho mai combinato niente, nonno. Questa è la mia prima vittoria in 200 anni di vita. Di vita, insomma, vabbè, di morte, vabbè, capito, no? Guarda dentro il tuo cuore, Rufus. Tu sai che c'è rimasto del buono. Hai impiegato 200 anni per riuscire a vendicarti e ancora non ci sei riuscito. Quindi vuol dire che non è il modo giusto per risolvere le cose. Hai ragione, nonno. Hai sempre avuto ragione. Cioè che io ho subito una terribile ingiustizia, ma quel sangue non potrà mai essere lavato con altro sangue. Ti ho rovinato la vacanza, potevo rovinarti la vita, non vorrei mai perdonare. Sì, ok, ti perdono. Occhiali nuovi, nonno? Sì, li ho comprati dall'Otti a Bandini. Oh, comunque sono contento, Rufus, sta finalmente capito come si fa. Oh, che sono quelli? Ora ti sconfiggerò, brutta bestia! No, fermi! Ma lei è proprio un cretino! Madonna, davvero! E si era appena pentito! E pensavo di aver fatto una cosa giusta. Ho capito, però se Jack ti ha detto di aspettare, lo potevi aspettare un po' io. Ma cosa? Non capivo. Non capisci mica nulla, Vai via. Broccolo. Sì. Madonna, a far del bene alla gente, va.